parola direi al sindaco. Io intanto ringrazio e dico che è un altro progetto della città che viene avanti e si concretizza. Abbiamo lavorato negli ultimi mesi, era un'idea. Voglio dirvi come nasce l'idea. L'idea nasce proprio dal rapporto anche di amicizia che abbiamo con Paolo e dall'esperienza già fatta con altri artisti pisani di grande livello come lui, per avere una mano a sviluppare le nostre attività culturali. Questo si è fatto, lo sapete, con Dario Marianelli o con Baglini, si è fatto con Filideo, con altri, insomma, e oggi lo facciamo contando sull'impegno di Paolo e sull'impegno di altre personalità che si sono prestate, che già si prestano a fare attività molto utili per la città, che prestano la loro immagine, la loro notorietà nazionale per la città. In questo caso il progetto si sposa al rilancio del nostro teatro, perché qualcosa è accaduto negli ultimi anni. Il teatro oggi ha risultati di pubblico e anche risultati di gestione invidiabili, quindi è anche il momento giusto per provare a fare un rilancio che dia sempre più qualità e pubblico. E poi non c'è solo il teatro, c'è anche il cinema, perché l'idea nostra, condivisa anche con qualcuno che ora non è dentro l'associazione, ma che è vicino all'associazione, parlo di Christian De Sica, che è un altro amico, come si sa, amico di Paolo, ma anche amico nostro, molto presente in città. C'è un'idea che ora stiamo sviluppando con la regione sul cinema, quindi abbiamo fatto passi avanti anche per concreti, che ha anche bisogno dei suoi testimoni, cioè di personalità che riescono a aiutarla a dare al momento giusto anche quella forza evocativa e anche quelle relazioni che ci fanno fare un balzo in avanti. Questi sono amici del teatro, ma sono amici del rilancio delle attività culturali nella nostra città. Io sono grato a chi si è messo a disposizione, a chi ha incarichi istituzionali, a chi ha già tanti impegni, anche a Paolo Pirzi, non ha solo impegni amministratori, ha tanti impegni utili per la città, ne aggiunge un altro, però sono sicuro che in questo caso anche l'esperienza di chi, o Silvia Panichi, di chi ha fatto è amministratore, sia un'esperienza importante, no? Perché poi le cose stanno insieme. E naturalmente quella del presidente Toscano, che saprà poi collegare bene le iniziative dell'associazione con le iniziative istituzionali del teatro o delle forze che sostengono il teatro, perché l'ultima cosa che dico è questa, è che noi stiamo andando bene, ma non è che abbiamo bisogno di sostenitori, quindi ora non è un momento facile per avere sostenitori, perché c'è una crisi pesante, ma non è uscito fuori dall'agenda del teatro, del comune, questo obiettivo, ritrovare sostenitori e quindi nutrire l'attività del teatro con degli apporti, delle sponsorizzazioni, dei soci stabili, oltre alla Fondazione Pisa, che va sempre ringraziata perché ci consente di andare avanti con il suo contributo. Però ecco, avere un'associazione significa anche dare a cittadini la consapevolezza dei problemi che ci sono, delle possibilità che ci sono, no? Quindi da oggi queste visioni, questi obiettivi un po' li condividiamo, ecco, perché voi farete la vostra attività di promozione, però non sarete inconsapevoli delle questioni che si stanno trattando a livello istituzionale. Credo sia un bel modo di fare partecipazione e cittadinanza attiva, e per chi ha l'immagine pubblica, che ha una
personalità come Paolo è anche un bel modo per fare un servizio alla sua città. E di questo davvero, fuori da ogni minima retorica, ti voglio ringraziare di cuore. Grazie a voi.